poslat ću k vama duha istine, govori Gospodin. On će vas vi manderò lo spirito di verità, dice il Signore, e egli vi guiderà alla verità tutta intera. Alleluia. Gospodin s vama. Il Signore sia con voi. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi. Ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. E nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore. Se iz nekog razloga uvjerio kako je kršćanstvo dobra ideja, chi in un certo modo è convinto che la cristianità ha una buona etica, una buona moralità, in che modo la cristianità ha uno sguardo nel mondo che non è scosso dalle emozioni. È buono che questo Evangelo di Giovanni lo legga più volte, fin quando non si arriva nel più profondo della coscienza e del cuore per capire che le radici della cristianità sono profonde. È un grande processo di gioia. La cristianità è segnata dalla gioia, non soltanto è la gioia, ma è come una dinamica di vita che entra nella gioia. Quando la dinamica della vita sa fare questa differenza tra il mondo e la sua gioia, la gioia del popolo, e poi Giovanni in questo capitolo dice che Gesù, quando sarà arrestato e ucciso, condannato, quando prepara i suoi discepoli, dice: verrà un tempo in cui il mondo sarà nella gioia. Sarà contento perché afferrerà qualcuno che disturba, perché è contro la legge, distruttore. Stimano che sia di troppo nel mondo, lo rigetteranno e saranno nella gioia. La gioia per questo, voi invece sarete tristi, saranno nella sofferenza. Gesù prevede quello che accadrà, scapperanno, saranno tristi perché il mondo ucciderà qualcuno che per loro è molto importante, che è al di sopra di tutti gli altri, ma insegna loro in seguito: voi sarete nella pena, ma la vostra pena si muterà in gioia. In questo momento, in cui la sofferenza si trasforma in gioia, è importante cercare il cuore della cristianità, il cuore di quello che accade nella relazione con Dio. Questo cambiamento della sofferenza in gioia è il nervo, il nocciolo, il cuore nel quale avviene la cosa più importante. Non si tratta soltanto di una situazione emozionale, ma tutto quello che sono le nostre relazioni, tutto quello che voi desiderate,
entra nella luce della relazione con Dio. Nel cosmos, quando la Bibbia dice che Dio creò il mondo, dice che non c'era nulla. Il caos, non c'è niente, tutto è nero e Dio, la prima cosa che dichiara di creare è la luce. Vi ricordate il passaggio dalla notte alla luce? È una metafora antichissima, è più forte rispetto a quello che Dio fa. Certo che ci sono diverse tenebre nelle nostre vite, tenebre della non conoscenza, ma quando l'uomo vive vicino a Dio, improvvisamente, d'un colpo, capisce le cose più importanti della vita. Dio lo porta dalle tenebre alla luce della conoscenza. Quando qualcuno è segnato da emozioni negative, dell'odio, di vendetta, di rabbia, entra in relazione con Dio e la rabbia diventa pace. Si lamenta di non aver saputo amare perché c'è stato un cambiamento che è avvenuto in lui. A livello esistenziale l'uomo vive di paure nei confronti degli altri, paura di Dio, paura della morte, e quando incontra Dio scopre di essere più forte della morte, che Dio è più forte della morte. La paura della morte si trasforma in fiducia in qualcuno che è risorto. A livello emozionale e razionale Dio vive in una paura, in una vita disordinata in quanto schiavo. Prendete l'esempio della schiava che andava da Gesù, che lo aveva incontrato e che mai l'ha abbandonato. Diceva che la sua vita è una vita caotica, non aveva incontrato il Cristo, la Maddalena, era ossessa. Nella sua vita c'erano altre potenze che agivano, dei demoni contro Dio, contro le leggi umane, e lei è passata dalla vita di schiava a una vita di libertà, e in questo momento questa donna non è andata più lontana da lui, perché soltanto nella sua presenza sapeva di essere diversa, libera. E questo che io sono quello che Dio ha creato. Vedete come precisamente aveva bisogno questa persona di essere alla presenza di Gesù. Quando lo uccideranno sarà lei ad andare per prima alla tomba, perché la sua vita non ha senso lontano da lui, cercava un minimo della sua presenza. Questo passaggio dalla vita di schiavitù alla vita di libertà. Ancora oggi le persone che diventano schiave di cose, di poteri, di modi di essere, di come si presentano o di tante altre cose, incontrano il Cristo e scoprono che possono vivere senza questa schiavitù. Internet o altre cose, dell'apparire, di tutte queste cose, vivono la libertà dall'interno, e questo passaggio dalla vita di schiavo alla vita di libertà è importante. Vedete che ovunque c'è questo passaggio. L'uomo nato cieco, Dio lo vede e improvvisamente ritrova la vista. L'uomo sordomuto lo incontra e la lingua si slega. La persona sorda incontra questo Gesù e ci sente questo passaggio. Abbiamo l'impressione che ha un nocciolo, quello che accade quando l'uomo in modo molto sincero fa il suo incontro con Dio. Se avete ascoltato bene questo testo breve di Giovanni, vi sarete accorti di quale parabola Gesù si serve. Ce ne sono tante, sono in relazione con quello che ha fatto, ma quando parla di com'è questo passaggio, usa l'immagine più elementare della vita, la donna che partorisce, e al tempo stesso è un avvenimento quotidiano nel mondo, ma al tempo stesso è il più incredibile. Noi tutti ne siamo testimoni, che a un certo punto una donna è entrata nelle doglie del parto e poi è entrata nella gioia di aver partorito. Tutti vediamo questo passaggio dalla sofferenza alla gioia, perché è nato un essere umano nel mondo. Lo vedete? In che modo Dio è più presente dove vuole che
capiamo che è presente nella nostra vita, lì dove la vita si fa, dove la donna partorisce, dove l'ucciso risuscita, ovunque c'è il passaggio dalla schiavitù alla libertà, ovunque c'è questo passaggio si fa un passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, così il passaggio dalla morte alla vita, dalla dipendenza alla libertà è anche questo passaggio dalla morte alla vita. Perché tutto quello che fa parte dal lato delle tenebre, della non libertà, della schiavitù, fa parte della morte, ma Dio è vita, è sorgente di vita, sola vita. Dice, prima del Vangelo di Giovanni ha detto, io sono affinché abbiate la vita e che l'abbiate in abbondanza, una vita piena, nella vostra testa dovete essere liberi, pensate con i vostri pensieri, siate così liberi da poter ricevere l'idea di un Dio nel tuo cuore, del Dio vero, che tu sia libero da queste emozioni, che la gioia possa sorgere, Dio per questo ti ha creato, in queste relazioni non deve essere dipendente da quello che gli altri pensano da te, che tu abbia la libertà da queste relazioni di dipendenza, per questo è importante il suo passaggio, ecco che facciamo qui l'incontro nella liturgia di Gesù risorto che testimonia di giorno in giorno il destino umano che va da uno a un altro, cioè a dire il destino che è possibile passare dalla schiavitù alla libertà, dalla malattia alla guarigione, dalla non conoscenza alla conoscenza, malattia a guarigione, dall'idolatria a glorificare il Dio vivente. Questo luogo ci fa vedere che coloro che sono stati incatenati dalle tenebre, che sono lontani da Lui, ecco che Gesù dà la chance, la possibilità di fare questo passaggio. Cosa significa quando la donna partorisce? Che la vita può essere un fardello difficile, che ci sono momenti che possiamo passare così e improvvisamente possiamo passare alla gioia della vita. Siamo chiamati a fare questo passo con fiducia verso di Lui, uscire da tutte quelle cose che ci rendono schiavi. Adesso, in questo momento, nella preghiera, questa chiamata ci è destinato. Sarete nella sofferenza, ma la vostra sofferenza si muterà in gioia. Mi vedrete. E sarà il fondamento della vostra gioia. Quando leggiamo il Vangelo di Giovanni sappiamo che i discepoli per tanto tempo hanno fatto questo passaggio dalla pena alla gioia. Ecco cosa si lasciano come eredità affinché possiamo passare da queste acque, questo ponte, che possiamo entrare in relazione con questo Dio che dà la pienezza della vita, che Dio faccia in modo che questo incontro sia nell'Eucarestia, che sia un passaggio dalla morte alla vita, dalla sofferenza alla gioia. Amen. Preghiamo il Signore che ci ha mandato il suo Figlio Gesù perché trasformi le nostre pene in gioia eterna. Alla tua Chiesa e ai tuoi pastori, con il nostro Papa Francesco, dai il coraggio dell'annuncio del Vangelo e della buona notizia, ti preghiamo. Tutti i cristiani perseguitati, a loro dai la forza del tuo spirito affinché possano testimoniare gioiosamente il Cristo Salvatore, da loro la forza, ti preghiamo. Non permettere, o Signore, che nelle nostre vite, con il mondo e con quello che ci offre, possano prendere il posto di quello che tu ci hai promesso, ti preghiamo. Tocca a tutti i cristiani affinché abbiano il coraggio di annunciare la buona notizia del Vangelo e porta le persone al Cristo Redentore. Signore, ti preghiamo. Dona la vita eterna e la gioia eterna a tutti i defunti, in particolare quelli che si sono sforzati di annunciare la buona notizia, ti preghiamo. Ricevi le nostre preghiere, o Signore, fa in modo che abbiamo sempre desiderio di essere in quel luogo dove c'è Gesù che ci libera per mezzo dello Spirito Santo per i secoli dei secoli. Amen.